Il più cordiale saluto amici della Wii Sport con le nostre telecamere per raccontarvi tutti gli highlights della seconda giornata della Premier League del Garden Club. Si inizia con la partita tra Liverpool e Tottenham, arbitrerà il signor Bosio e con l'ausilio delle immagini passiamo dunque a raccontarvi di questa sfida che vedrà il Tottenham iniziare questo primo tempo attaccando da sinistra verso destra e il primo affondo è quello vincente grazie alla rete di Gravina che dopo la deviazione del portiere del Liverpool si è fatto trovare pronto per depositare in rete, sempre Tottenham in avanti qui con Galletta, il suo tocco è delizioso e porta avanti per 2-0 gli Spurs. Un inizio di partita sicuramente confortante per i ragazzi di Mimmo Biondo, oggi eccezionalmente portiere della sua squadra. Vediamo qui che il Liverpool prova a reagire con D'Angelo che prova la conclusione di esterno destro da fuori, avrà poi l'occasione di rifarsi con un calcio di punizione, si apre la barriera del Tottenham e D'Angelo porta quindi sull'1-2 i suoi. Ancora Adriano D'Angelo con il destro da fuori, il pallone sbatte sulla traversa e si deposita sul fondo. Vediamo qui sempre Adriano D'Angelo che scarica per il compagno che trova la rete del pareggio, è 2-2 fra Tottenham e Liverpool, la rete è segnata da Atigue. Vediamo come reagirà alla doppia rimonta la squadra del Tottenham che qui ci prova con un tiro da fuori. Ancora però il Liverpool in avanti, c'è qui una clamorosa occasione, riesce a metterci il piedone il portiere Biondo, sempre Spurs in avanti però a gestire il pallone che arriva a Gravina che trova la rete del 2-3. Ancora Bomber Gravina, il numero 9 della sua squadra, però arriva il limite dei falli e quindi primo tiro libero trasformato da D'Angelo, 3-3, di lì a poco sarà sempre D'Angelo contro il solito Biondo, il suo destro basta per trovare quindi la rete del 4-3 in pochissimi minuti, rimonta da parte dei Reds, dall'altra parte però è ancora Gravina con il sinistro a provare il tap-in vincente, porta la firma di Delia che quindi manda le squadre insieme al duplice fischio del direttore di gara sulle 4-4, arde del riposo, il rientro negli spogliatoi vedrà il primo pallone gestito qui dal Liverpool, vedremo quale delle due squadre avrà più fame, ci prova subito D'Angelo con il destro, è bravissimo Biondo, il pallone poi se lo ritrova sempre D'Angelo, stavolta Salvatore, il secondo tentativo è ben parato all'estremo difensore del Tottenham, il Liverpool poi con il solito Adriano D'Angelo con un destro bellissimo troverà la rete del nuovo vantaggio 5-4, sono cascate di emozioni oggi al Garden Club, prova a rispondere il Tottenham, qui Delia salta un avversario, salta anche il portiere e deposita in rete con il sinistro, bellissima la rete del numero 8 del Tottenham che porta quindi i suoi sul 5 pari, ancora qui assist illuminante e gol da parte di Gambadoro che sigla la rete del 5-6, nuovo vantaggio per il Tottenham che sembra averne di più in questa prima fase di seconda frazione, qui errore clamoroso da parte del portiere, Galletta ringrazia e deposita in rete il gol del 7-5, più 2 adesso fra Tottenham e Liverpool, c'è poi un rinvio di Biondo, il pallone viene toccato da un compagno per Galletta che ancora con il destro sigla l'ennesimo gol in pochi minuti, sembra però non averne mai abbastanza che il Tottenham è qui dopo un bellissimo scambio fra Galletta e Delia trova il gol ancora una volta da parte del primo, vediamo qui ancora il Tottenham in avanti, il pallone si ritrova Gravina che prova il sinistro, sarebbe stato un gol bellissimo, qui l'estremo difensore Liverpool ha risposto presente, poi ancora qui il pallone per Gravina che salta il portiere e deposita in rete, eccezionale la rete del 10-5 da parte di Gravina, oggi in gran stato di forma. Vediamo come prova a rispondere il Liverpool con Salvatore D'Angelo che sigla la rete del 6-10, anche per lui oggi nome sul tabellino dei marcatori. Il Tottenham però non si arrende, ancora con Gravina sigla la rete dell'11-6 che chiuderà il sipario su questo primo incontro, la seconda giornata della Premier League del Garden Club. Noi però amici della Wii Sport passiamo subito all'altra partita, quella fra Chelsea e United, dall'altra da una parte i ragazzi dei Giordano, invece per quanto riguarda lo United la speme è capiti, sicuramente i giocatori più rappresentativi. Nel frattempo con l'ausilio delle immagini siamo passati a raccontarvi
di questa partita che si apre subito con lo United in avanti. C'è il destro da parte di Capitti, il pallone però va al lato, prova a rispondere il Chelsea, qui però c'è un bellissimo intervento da parte dello United che poi con Capitti si porta in vantaggio. Sono passati pochissimi minuti e i Red Devils si portano sull'1-0 nei confronti dei Blues. Bravissimo Capitti a approfittare del perfetto assist del compagno. Qui invece ci prova ancora una volta il Chelsea, lo United. Vediamo qui il Chelsea che invece reagisce con Maisano, imbeccato benissimo da Colavita, trova la rete del pareggio, è 1-1. Ancora Chelsea in avanti, un lancio di Colavita, trova un intervento dell'improvvisato portiere La Speme che manda in calcio d'angolo. Poi qui il pallone di Capitti che prova il destro di un niente al lato. Chelsea che prova a trovare il vantaggio, ancora qui con Maisano. Capitti per un momento riesce a liberare, poi arriva il destro da fuori ed è la rete del Chelsea che quindi trova il vantaggio con Panarello. Ancora Chelsea in avanti e qui però perde il pallone, lo United si riaffaccia in avanti. C'è qui Capitti che serve, scivolone, che trova la rete del nuovo pareggio 2-2 tra Chelsea e United in questa partita della Premier League del Garden Club. Ancora qui i Blues in avanti, c'è un tentativo qui di realizzazione ed è quello giusto, 3-2, nuovo vantaggio Chelsea. Ancora Maisano a mettere il timbro su questo tabellino dei marcatori. Ci proverà poi splendidamente il King Ivan Giordano che porta avanti di 2 gol i suoi. Riapprezziamo al replay il destro di Giordano che si stampa all'incrocio. Arriveranno anche le dediche per le nostre telecamere. United che si riaffaccia in avanti, qui c'è uno scambio fra Capitti e Scivolone che porta il primo a depositare la rete del 4-3, immensa classe da parte di Capitti. Finisce anche il primo tempo, ricordiamo il risultato, quindi Chelsea 4, United 3, e con l'ausilio delle immagini siamo già alla seconda frazione. Vedremo se lo United riuscirà a rimontare o se il Chelsea riuscirà a conservare il vantaggio. Qui intanto lo United recupera il pallone che viene poi messo in porta per il nuovo pareggio da parte di Santoro che nel primo minuto di questo secondo tempo riacciuffa quindi il risultato per i suoi. Ancora dall'altra parte però il Chelsea con la rete di Walter Giordano che riporta avanti i suoi 5-4. I gol sicuramente non mancano oggi e infatti arriva quello del nuovo pareggio, 5 pari, Joele Capitti, bellissimo il suo stop, altrettanto bello il suo destro a giro. Ancora Capitti qui per Scivolone che ha una bellissima occasione, il portiere del Chelsea però gli va a dire di no. Vediamo qui ancora Capitti che salta Giordano, sempre Capitti che scarica per Scivolone che si gira in un fazzoletto e trova la rete del 5-6 per i suoi. La coppia Capitti-Scivolone sicuramente si trova bene lì davanti, vediamo se il Chelsea ne avrà per reagire. Qua il pallone di Ivan Giordano con il mancino, gira il gol del 6-6, ancora un bacio alle telecamere per il King Giordano. Arriverà poi anche il gol del vantaggio del Chelsea quando mancano pochi minuti davvero, il 7-6 siglato da Maisano. Qui però c'è un harakiri incredibile da parte di Panarello che cincischia sul pallone, lo perde, lo riconquista Capitti per Scivolone che sigla la rete del 7 pari. Finirà così la partita, un pareggio emozionantissimo fra le due squadre, ma noi amici della Wii Sport abbiamo fretta e passiamo quindi al terzo incontro, quello tra Leicester e West Ham. Le immagini sono curate dal nostro Federico Longo, da una parte quindi le Foxes del capitano trovato, dall'altra il West Ham di De Salvo e Brunetto. Vediamo qui i giocatori insieme al direttore di gara Broccio e con l'ausilio delle immagini passiamo dunque a raccontarvi di questo primo tempo tra Leicester e West Ham. La prima occasione è di marca Leicester, qui c'è un rinvio però completamente errato del portiere delle Foxes che per poco non permette al West Ham di portarsi in vantaggio. Dall'altra parte ci prova invece il Leicester, il tentativo però viene neutralizzato dal portiere del West Ham. Ancora West Ham in avanti, destro da fuori, il pallone va a sibilare il palo, De Salvo poi ci prova dalla distanza ma il portiere del Leicester è bravo qui a dirgli di no. Ancora
West Ham in avanti, c'è una possibilità di 2 contro 1, c'è però la conclusione provata, il portiere del Leicester risponde ancora presente, vediamo qui le Foxes che invece provano a farsi vedere in avanti, il sinistro però va al lato, ancora Leicester qui sull'out di sinistra, il giocatore riesce a penetrare, il portiere Brunetto però fa buona guardia, ancora West Ham in avanti, il tentativo con il sinistro, bellissimo l'intervento di Cucuzza che manda in calcio d'angolo. Vediamo qui poi Gazzè sull'out di destra, prova a cercare spazio, sempre Gazzè, ancora Gazzè, ma è la fine del primo tempo, le ostilità si chiudono per la prima frazione sullo 0-0, vediamo chi ne avrà di più in questa seconda per portarsi in vantaggio e conquistare i 3 punti. Poche le occasioni a dir la verità nel primo tempo, vediamo se il secondo tempo si aprirà con un piglio diverso, il Leicester qui con una rimessa laterale, c'è il tentativo di scaricare con il mancino da parte di Trovato che trova la rete dell'1-0, in apertura di ripresa il Leicester si porta subito in vantaggio grazie al proprio capitano, ancora qui le Foxes sul lato di destra, il pallone viene scambiato ripetutamente, il tiro, ma è bravissimo il portiere Brunetto a dire di no al possibile 2-0, dall'altra parte il West Ham ci prova, il tentativo però va al lato, ancora West Ham con Gazzè che guadagna l'out di sinistra, prova a mettere al centro qualcosa a metà fra un tiro e un cross, ancora West Ham poi un calcio di punizione per 2 volte, sulla seconda il portiere Cucuzza è bravissimo, ancora poi Trovato dopo una rimessa laterale scarica il sinistro, ma Brunetto va a dirgli di no, sempre Trovato qui si guadagna lo spazio per provare il sinistro e di forza sigla la rete delle 2-0, doppietta personale per Trovato che in questo momento è decisiva ai fini del risultato finale di questa partita della Premier League del Garden Club, e di lì a poco si ripeterà sempre il solito Trovato con il suo micidiale sinistro, un mancino potentissimo che va a buttare giù la porta del West Ham, dall'altra parte invece Gazzè avrà la possibilità con un tiro libero, ma il portiere Cucuzza se la ride e mette in calcio d'angolo, ancora qui West Ham in avanti, tentativi insistiti ma il portiere del Leicester oggi sembra veramente impenetrabile, ancora West Ham poi con questo tentativo che però viene messo in calcio d'angolo, sarà l'ultima occasione di questa partita, finirà 3-0 per il Leicester, tripletta di Salvo Trovato e con l'ausilio delle nostre immagini curate dal nostro Federico Longo. Passiamo dunque all'ultimo incontro di questa seconda giornata della Premier, quello tra l'Arsenal e il Manchester City. Vediamo qui alcuni dei protagonisti che si apprestano a scendere in campo quest'oggi. Arbitrerà anche stavolta il signor Broccio e con la battuta del pallone da parte del City. Passiamo dunque a raccontarvi di questo primo tempo che vedrà i Citizen attaccare da sinistra verso destra, viceversa ovviamente i Gunners dell'Arsenal, subito Manchester City in avanti, il tentativo però va sul fondo, c'è poi un bel calcio di punizione, Giordano ha una bellissima idea che alla fine con un po' di fortuna viene premiata, vantaggio Citizen con questo tentativo di schema, alla fine la dea bendata ha portato bene a Salvo Giordano che riusciva a portare avanti i suoi, i Gunners provano subito a reagire, il pallone viene messo in mezzo e arriva la rete del pareggio dell'Arsenal, 1-1, botta e risposta tra le due squadre in campo, ancora poi Giordano che scarica per il compagno che gli serve l'assist, in qualche modo i Gunners riescono a salvarsi qui con la respinta sulla linea e poi continuano ad attaccare e sprecano clamorosamente una buona occasione per portarsi in vantaggio e completare l'eventuale rimonta, ancora Arsenal in avanti, questo tentativo stavolta è vincente, pallone bellissimo nel corridoio, non si è fatto pagare 2 volte l'attaccante dell'Arsenal che in spaccata ha depositato in rete, ancora qui l'Arsenal in possesso di palla, l'azione viene girata da sinistra verso destra in maniera perfetta, ancora da destra verso sinistra e il gol del 3-1, bellissimo il gol dell'Arsenal qui che ha dimostrato una capacità offensiva e di gioco di squadra veramente eccelsa, il City si aggrappa alle giocate di Salvo Giordano che qui serve il compagno e trova la rete del 3-2, non si arrendono i Citizen che provano quindi a non perdere il treno Gunners in questa
Partita valevole per la seconda giornata della Premier League. Garden Club, sempre Manchester City in avanti, e arriva anche la rete del pareggio. E il solito Salvo Giordano con un assist perfetto per il compagno a trovare il gol del 3-3. Ancora Arsenal dall'altra parte. Vediamo qui che il Manchester City riesce in qualche modo a rinviare. È l'ultima occasione di questo primo tempo. Arriverà il duplice fischio del direttore di gara, Broccio. Ricordiamo il risultato: Arsenal 3, Manchester City 3. Con i Gunners alla battuta, passiamo dunque a raccontarvi di questa seconda frazione. Proprio in avanti l'Arsenal che apre bene con il destro, ma è qui bravissimo il portiere del City a dire di no. Proprio il City poi in avanti con Giordano, che va in azione personale, il suo solito passaggio è perfetto per il compagno, che però spreca. Buona la risposta qui del portiere dell'Arsenal, Arsenal che avrà una grossissima occasione di lì a poco, non riuscirà a concretizzarla per ben due volte, la terza è quella giusta, è un destro di rabbia, quello che si mette all'incrocio della porta del Manchester City per il 4-3, qui poi Salvo Giordano ci regala un tocco bellissimo con il sinistro dopo una rimessa laterale sbagliata dall'Arsenal. Arsenal che si affaccia in avanti e trova la rete del 5-4. Nuovo vantaggio per i Gunners, che quindi non mollano. Una partita comunque bellissima questa del Garden Club. Ancora un tentativo da parte del City che però spreca malamente in questa occasione. I Gunners si affacciano in avanti. Qui c'è una situazione complicata sul limite dell'area del Manchester City. Alla fine il pallone viene scaricato in porta ancora una volta. Per la prima volta l'Arsenal si allontana di ben due segnature nei confronti degli avversari del City. Vediamo se Salvo Giordano con questo calcio di punizione riuscirà a riaprirla, ma se la dovrà vedere con la deviazione del portiere dell'Arsenal. Arsenal che poi ha una situazione di ripartenza in 2-1 e deposita in rete quello che è il 7-4. Sembra averne di più in questo secondo tempo la squadra in rosso-bianco. Ancora qui l'Arsenal che fa del gioco di squadra, come abbiamo sempre visto, il suo punto di forza, e questa volta arriverà la rete dell'8-4. Sembra non volessi più fermare i Gunners. Ancora però dall'altra parte Salvo Giordano che si guadagna un calcio di rigore, andrà proprio lui a batterlo. Vediamo il destro di Giordano che spiazza il portiere, va a schernirlo anche un po', è la rete del 5-8. Il City si aggrappa alla sua stella, però è l'Arsenal con il suo gioco di squadra. Sigla gol fotocopia, gol a ripetizione. Questo che abbiamo appena visto è quello del 9-5. L'Arsenal continua a spingere sull'acceleratore e qui trova anche la rete del 10-5. Continuano le trame offensive vincenti da parte dei Gunners. Vediamo che sul finale di gara ci sarà spazio per una nuova conclusione, quella dell'11-5. Qui il portiere del Manchester City non ha fatto completamente buona guardia. Dall'altra parte i Citizen si provano con Giordano che chiede lo scambio. Alla fine il pallone arriva al terzo compagno che trova la rete del 6-11. Siamo sul finire di gara, infatti, con la prossima azione di Marca Gunners, e con questa conclusione che va sul fondo si chiude la seconda giornata di questa Premier League. D'Antonio Caroè, è proprio tutto, amici della Wii Sport, alla prossima!